studio di architettura che nasce a Genova nel 95 e che dopo Genova da diversi anni ha uno studio che si occupa di città contemporanea e di progetti urbani a Milano e da 6-7 anni siamo anche a Parigi lavorando in Francia, ripensando che la centralità europea intesa come tutto ciò che sta intorno al Mediterraneo, come concezione più romana che va dal Nord Africa al Nord Europa, sia ancora il luogo dove le idee possono nascere, confrontarsi e da lì partire per esplorare il mondo. Da alcune settimane abbiamo appena ultimato una scuola in Italia e quindi la particolarità già, ahimè, sta nel fatto che si fanno poche scuole nuove in Italia. In più una scuola tutta realizzata in legno, quindi con la logica anche di poter essere estremamente veloci per dotare di un servizio importante come questo un'amministrazione, e ha una filosofia che ripercorre molti progetti perché lavora molto su questo rapporto di inserimento nel contesto in maniera dialettico e sull'intimità in dentro dello spazio, ripercorrendo un'idea di corte, pensando molto al mondo del bambino, che è un aspetto a cui teniamo molto perché è lì che si lavora ancora coi sogni ed è lì che si esplora, si conosce il mondo in maniera molto istintivo, con il dispositivo della meraviglia piuttosto che col sistema estremamente un po' più codificato che poi da grandi si impara. Penso che oggi l'architettura, proprio perché anche in Italia comincia ad essere un po' più discussa, anche se non fa parte ancora del processo culturale del paese in termini, diciamo, di quotidianità, possa aiutare a recuperare ciò che la storia ci ha lasciato, ovvero una dialettica forte e di appartenenza al proprio territorio, alla propria città, riprendendo, diciamo, una volontà di occuparsene da parte di tutti per poter crescere, progredire, non, come dire, subire gli eventi. Se rimaniamo nell'architettura, non dico contemporanea, però degli ultimi 50-60 anni, sicuramente due edifici sono importanti, eclatanti, che sono la nave di Moretti in Corso Italia e sicuramente il grattacielo di Gio Ponti.